Ma mister Pagliari, ci siamo quasi, si avvicina la finalissima. Partiamo da un aspetto che sapevamo, ci immaginavamo già, ma cresce sempre più l'attesa in città. Giovedì messi in vendita 1.400 biglietti di Granata, finiti in 3 ore. Dopo aver visto quello che era successo con il Perugia in casa, non avevamo nessun motivo di dubitare che lo stadio fosse pieno, e per questo prendo lo spunto per ricordare, come hai sentito che dalla voce del capitano di Ciccio Favasuli, invitiamo tutti gli amici tifosi che non possono per la difficoltà che noi, costruendo ostacoli architettonici, gli impediamo, che stanno sulla carrozzella o fanno fatica a muoversi, noi apriamo lo stadio. E sabato mattina è la rifinitura, e ci farebbe un grandissimo piacere se ci vengono a trovare, così possiamo dire che veramente tutta la città è vicina e insieme alla squadra. Domenica sarà una partita complicata, il Latina per certi aspetti è una squadra forse più simile al Pisa rispetto a quello che era il Perugia, però insomma ormai ovviamente arrivati a questo punto ci vogliamo giocare tutte le nostre carte, la studierete bene come avete sempre fatto, anche perché una delle due partite va vinta. Noi, come dico sempre, dobbiamo capire chi abbiamo di fronte, utilizzare i difetti che c'ha abbassando i loro pregi e esaltando i nostri pregi, perché vogliamo far gol come abbiamo sempre fatto e vogliamo cercare di batterli. Il centrocampista della Latina Burrai ha detto: secondo me la finale si deciderà nella gara di andata. Pensi questo o credi che si giocherà sempre nei 180 minuti? Io penso che domenica affrontiamo il Latina, e dopo aver affrontato il Latina a Pisa, penso che da martedì penseremo al Latina a Latina. Abbiamo sempre fatto così e continuiamo a far così. Favasuli non si è allenato, sul riposo precauzionale, anche il resto dei ragazzi sono tutti a posto? Sì, è stata una scelta mia della squadra, lo preserviamo dopo il gol di domenica, l'abbiamo messo sotto cellophane. Non c'è più nulla, non c'è più. Cosa è successo? Non lo so.